Parafarmacia Veterinaria Faentina. Da noi troverete tutto il necessario per la cura, l'igiene e la salute dei vostri amici animali. Dal farmaco veterinario ai vaccini, alle vitamine, integratori, agli antiparassitari per animali da compagnia e animali da cortile e allevamento. Al vostro servizio personale qualificato con esperienza decennale. Inoltre l'azienda è specializzata nella vendita di attrezzature e strumenti chirurgici, ingrosso di farmaci veterinari e parafarmacia veterinaria, quindi con possibilità di vendita al pubblico. Siamo in via Graziola 22/24A a Faenza, telefono 0546 62 18 81. Parafarmacia Veterinaria Faentina, il vantaggio del grossista al privato. Clinica Veterinaria Russi, associazione professionale di veterinari. Dottori Friedrich Garnum, Massimo Bartolucci e il loro staff di collaboratori in questa importante struttura forniscono prestazioni specializzate all'avanguardia per il benessere e la cura dei vostri animali di qualsiasi tipo e razza. Medicina, radiologia, fitoterapia, ostetricia, ginecologia, riproduzione, ecografie, esami di laboratorio, anagrafe canine, oftalmologia specializzata e anche ambulanza veterinaria equina. La nostra esperienza e competenza ventennale nel settore veterinario offre ai nostri pazienti animali e ai loro padroni assistenza ad orario continuato 24 ore su 24 con un numero a disposizione per le urgenze 339-5605-175. Siamo Russi in via Faentina Nord numero 125/6. Acquario di Ravenna. Da noi trovi tutto il necessario per i tuoi piccoli amici. Dall'alimentazione più indicata grazie alla consulenza di un nostro veterinario, l'igiene, lo svago e un vasto assortimento di accessoristica che ti potremo consigliare grazie all'esperienza trentennale, professionale e competente di Silvana Ceccaroni e staff. Per regalarti un animale da compagnia, dal pesce rosso al più piccolo roditore, dal cucciolo all'uccellino o per regalargli le cure più giuste, c'è l'acquario a Ravenna. Via San Mama 150. Siamo alla Mostra Felina di Ravenna, siamo al Pala d'André, dunque centralissimi in città, e ritorna finalmente, grazie all'organizzazione degli Aristogatti, la Expo Felina in città a Ravenna. Guardate questo splendido esemplare di Micio, è un sacro di Birmania, ma tanti altri splendidi esemplari e razze sono qui in Expo per due giornate. Ma noi contiamo che la Mostra Felina ritorni anche il prossimo anno con un altro grande successo di pubblico. Io spero che sia la prima di una delle tante iniziative che continueranno anche i prossimi anni, perché Ravenna si scopre, come tutta la Romagna, una città particolarmente sensibile agli amici dell'uomo, i gatti in particolare, e soprattutto una città che partecipa, i bambini e le famiglie mi pare che vengono numerosi. Non è tanto un concorso per i premi che si vincono, è la possibilità intanto di osservare animali che non si sono mai visti e poi di essere protagonisti, diciamo, con la bellezza che spesso la si tiene solo in casa propria, e quindi questo scambio di sensibilità e anche di affetto secondo me ci insegna un po' anche a stare meglio con i nostri animali. Infatti chi vuol bene agli animali difficilmente è una persona di animo cattivo, diciamo così. Io spero che questo piccolo insegnamento valga anche per questa nostra bellissima mostra. Tra l'altro c'è un'organizzazione fantastica e tutte le persone sono qui proprio come volontari dell'amore verso i gatti, quindi tanti complimenti a loro e tanti complimenti agli organizzatori che sanno tenere in piedi una esposizione nazionale di un pregio e di un prestigio notevole. L'Associazione Nazionale Felina Italiana nasce come un'associazione che tutela il gatto, ma in generale, poi naturalmente ne vuole diffondere la conoscenza di tutte le razze, e quindi nasce un libro genealogico dove vengono registrati e vengono catalogati nelle loro linee genealogiche, appunto. Il Ministero nel 2005 ha concesso all'ANFI il libro genealogico del gatto di razza, e quindi noi emettiamo da quel momento i certificati ufficiali che possono accompagnare tutti i gatti di razza in Italia. In questo momento si sta svolgendo proprio la prima parte dei giudizi, dove i singoli giudici hanno determinati gatti e li devono appunto giudicare, scegliere e stilare alla fine della giornata una classifica dove manderanno al Best in Show, che si svolgerà nel pomeriggio, i migliori soggetti che loro hanno visto.
I gatti comuni partecipano in una loro categoria e vengono valutati dagli stessi giudici che giudicano i gatti di razza. Ma c'è uno standard, diciamo, minimale per cui un gatto viene definito un gatto di casa. Noi li chiamiamo gatti di casa. Molto spesso alcuni di questi gatti di casa vengono riconosciuti come razza perché in realtà sono dei gatti europei, che esiste la razza europea. Io giro quasi tutte le esposizioni italiane e devo dire che questa struttura è veramente magnifica. Bisogna ringraziare il comitato che ha organizzato qui, della signora Daniela Guarmandi, perché ha fatto un lavoro splendido anche di preparazione. E poche volte ho visto una struttura così accogliente, luminosa. Questo è importantissimo per i giudici, perché i giudici tra l'altro devono valutare anche dei colori, ad esempio i colori degli occhi. Se c'è la luce artificiale è un po' difficile, questa luce naturale li aiuta tantissimo. Le persone devono anche vedere questi animali, come sono tenuti, come non so, come gli animali possono essere accuditi. Ecco, importante che a Ravenna, e questo mi fa molto piacere, ci sia proprio un sindacato dedicato agli animali da compagnia. Lei ha un negozio noto che ha una attività trentennale, ultra trentennale per quanto riguarda la sua esperienza, l'acquario di Ravenna, ma un sindacato animali. Mi fa piacere perché vuol dire una grande attenzione da parte vostra per quello che è poi l'animale da compagnia che ci accompagna tutti i giorni. Se c'è qualcosa che non va si cerca di intervenire. Io poi sono abbastanza una tigre in queste cose. Silvana, so che una sua caratteristica è quello di non cedere animali quando lei non è convinta della bontà del futuro padrone. Questo lo sanno tutti ormai, anzi, delle volte si mettono a ridere perché tanto dice la Silvana non vende a tutti. Anche se fosse un pesciolino rosso? Anche se fosse un pesciolino rosso, mi rifiuto di farlo e l'ho fatto sia con pesciolini rossi che con altri animali, anzi più importanti perché magari sono cani e gatti e sono... A capire se una persona che viene a comprare un animale da lei è adeguato oppure no a poterlo così accudire. Per quanto lei si comporta, oppure il mio senso dell'esperienza che uno può avere dopo tanti anni, magari lo prendono perché il bambino lo vuole, poi alla fine non gli interessa nessuno. Anche se fosse un pesce rosso non ha importanza, gli viene insegnato come deve comportarsi e per forza di cose se lui si comporta così le cose non vanno, diciamo non muore l'animale, anzi sta bene. Quanto è importante la buona alimentazione e noi sappiamo che questa è un marchio italiano che è veramente ottimo e diciamo anche il perché, è un cruelty free intanto. Sì, esattamente, è un cruelty free. Ovvero? Non viene testato sugli animali, le materie prime hanno un controllo da parte dell'azienda fondamentale, cioè gli allevamenti di polli fanno parte della squadra Monge, cioè Monge è nato come allevatore di polli. Quindi noi troviamo nello stesso stabilimento produttivo, dalla materia prima alla produzione nello stesso ambiente, quindi dall'umido al secco l'azienda si è veramente sviluppata tantissimo in questi ultimi anni. Un'alimentazione corretta in un animale è uguale meno veterinario. Quindi il gatto, non dimentichiamoci poi, se parliamo soprattutto di gatto, è un carnivoro. Quindi lui necessita di avere un tipo di alimentazione specifico. Perciò gli umidi, che sono a base di carne, come i prodotti che effettivamente fa Monge, sono ottimi. Il croccantino nel gatto rimane a disposizione 24 ore su 24 ed è il suo snacchettino, lo mangiucchia, ci ritorna e ci ripassa, mentre l'umido è la chicca, proprio quello che vedi che gli si illumina lo sguardo quando gli apri la scatoletta. Allora Monge ha deciso di partire nel mondo gatto come è partita 3 anni fa nel mondo cane, con la persona di riferimento che è Guido Mazza, e adesso ha deciso di inserire nella squadra me. Vuole far conoscere agli allevatori di gatto il suo prodotto, le sue qualità e le sue prestazioni. Daniela Guarmandi, questa è un'intervista un po' insolita, però deve essere così, la vera organizzatrice di una mostra e di una Expo felina che grazie agli Aristogatti ritorna a Ravenna dopo 20 anni, pensate. Un micio bellissimo in nostra compagnia. È un sacro di Birmania, colore Blue Point, ed è un gatto che è National Winner in Italia l'anno scorso.
è un gatto che ha vinto innumerevoli Best in Show, quindi il più bel gatto di tutta l'Expo, ha un carattere meraviglioso e ha degli occhi meravigliosi. Come è nata l'idea di venire qui a Ravenna, Daniela? L'amore di Ravenna, noi siamo talmente appassionati e infatti la nostra esposizione è nel segno di Teodora, nel segno delle donne. E quindi abbiamo anche organizzato ieri per i giudici internazionali un tour mosaicale, e abbiamo incluso anche Santa Apollinare, naturalmente, che per me è mistico, è personale questa cosa, e proprio perché Ravenna per noi è un gioiello. Guardate la tranquillità di questi gatti, come sono rilassati a loro agio nonostante in un ambiente così grande, rumoroso, e con noi, cioè praticamente lui è il gatto di Rossella Mercadante, allevamento Zaffiri Blu, però è come se fosse sempre stato mio, e se tu lo accarezzi è come se fosse sempre stato tuo. È la bontà fatta gatto. Oltretutto i visitatori possono parlare con gli allevatori, perché ogni allevatore conosce la propria razza, conosce i pregi di questi gatti. Sono gatti che sono utilizzati anche per la pet therapy, però ogni allevatore può, parlando col pubblico, spiegare esattamente in ogni razza che cosa c'è di bello, che cosa c'è di buono, che è una cosa importantissima. Noi siamo tutti volontari dell'Associazione Felina Italiana, che è l'associazione riconosciuta dal MIPAF e che detiene il libro genealogico, cioè ogni gatto di razza in Italia ha il pedigree rilasciato dalla nostra associazione. E quindi è l'associazione che ti dice: tu hai un gatto di razza. Quindi di questo gatto conosci i nonni, i bisnonni, i trisnonni, puoi andare indietro fino a 10 anni. E il gatto comune potrebbe partecipare? A noi mancano quest'anno, abbiamo fatto anche pubblicità perché ci sono dei premi speciali per i gatti di casa, perché sono comunque i nostri amori, il gatto è il gatto, con la G maiuscola. Facciamo un saluto alla gatto. Miau! Miau.